La strada di casa 2, trama ultima puntata. La verità viene a galla. La strada di casa 2 arriva alla sua conclusione. Dunque la verità sul caso di Irene, Mauro e non solo è sempre più vicina. I colpi di scena non mancano e soprattutto è sempre la famiglia di Fausto a essere coinvolta. Prima di scoprire che cosa sta per succedere, vediamo che cosa è avvenuto nella puntata precedente. La strada di casa 2, dove eravamo rimasti. Fausto viene trovato dal commissario Concetta Leonardi sul luogo del delitto di Mauro. Per la donna è ovvio accusare lo stesso Morra, il quale oltretutto impugnava un coltello. La situazione peggiora quando Fausto sostiene di non aver mai conosciuto Mauro, per poi ritrattare dicendo che sapeva bene chi fosse. La polizia scientifica scagiona Morra, in quanto il coltello che aveva in mano non è lo stesso con cui è stato compiuto l'omicidio. Questo però non risolve il caso, dato che ancora non è chiaro per nulla su chi sia stato ad uccidere Mauro. Dopo aver esaminato le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l'incidente di Milena, Lorenzo scompare nel nulla e subito Fausto, molto agitato, denuncia l'accaduto alla polizia. Per fortuna Lorenzo torna dicendo di avere delle verità da rivelare sul suicidio di Irene. La strada di casa 2, trama ultima puntata. Gloria accusata di omicidio. Concetta Leonardi giunge ad una conclusione per quanto riguarda il caso della morte di Mauro. Il commissario sostiene che la responsabile di tutto sia Gloria. La donna non soffre di Alzheimer come ha sempre creduto, eppure non ricorda alcun dettaglio circa il giorno dell'omicidio. Questo fa credere che in preda a un raptus abbia potuto compierlo all'insaputa di tutti. Intanto Martino vuole fare il possibile per difendere la madre dalle gravi accuse che le vengono rivolte. Quindi mostra una foto alla Leonardi, che risale al giorno della tragedia. In realtà il figlio di Gloria non è utile a nessuno in questo modo, ma fa crescere i sospetti contro Gloria. Eppure Fausto e Lorenzo iniziano a fare dei ragionamenti utili per scoprire che cosa è accaduto. I telespettatori sanno che Ernesto è entrato in casa di Mauro per rubare il registratore di Gloria. Credeva forse che ci fosse qualcosa di sospetto che potesse danneggiarlo dentro l'apparecchio? Inoltre è anche possibile che la donna venga avvelenata per metterla in una posizione compromettente e che per questo soffra dei tanti ricorrenti vuoti di memoria che la caratterizzano. La strada di casa 2, trama ultima puntata. Irene è ancora viva. Tempo prima Ernesto era andato in un motel a incontrare una misteriosa donna bionda che aveva fatto insospettire Veronica. L'uomo era arrivato poi ad ammettere di avere un amante, pur di non rivelare l'identità della ragazza che aveva incontrato. Forse Irene è quella donna e Ernesto ha organizzato tutto insieme a lei per perseguire i suoi scopi, utilizzando Mauro a piacimento? E questa la via più probabile, ma intanto i Morra devono continuare a indagare. Non sospettano neanche lontanamente che il responsabile di tutto ciò che è accaduto è una delle persone a loro più vicine. Fausto ascolta i ricordi che la moglie imprimeva su un registratore e attraverso questo scopre il responsabile dell'omicidio e della truffa ai danni del birrificio. Allora Morra Senior e suo figlio Lorenzo partono alla volta di Praga per rimettere insieme i pezzi, regalando un grande finale ai telespettatori. Quello di Irene è stato un allontanamento volontario? Chi ha danneggiato il birrificio? Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.